Buongiorno, io sono Gianluca Vannuccini, sono direttore di sistemi informativi e responsabile transizione digitale di Regione Toscana e mi occupo nell'ambito della direzione di diverse attività, fra cui anche l'erogazione dei servizi online e diciamo, il coordinamento e lo sviluppo dei siti web istituzionali della Regione. Qual è la vostra esperienza come Regione Toscana in tema di redazione di capitolati di gara per i servizi digitali? Regione Toscana è un soggetto aggregatore da molti anni, ha una grande esperienza di redazione e diciamo, gestione, esecuzione di procedure di gara di grandi dimensioni per tutto il territorio toscano. Tra le principali gare di livello regionale sono state fatte, c'è quella del sistema cloud Toscana, c'è le gare di sistema di conservazione sostitutiva, gare di siti web, che è ora al momento alla seconda sua edizione. In particolare con questa procedura di gara che abbiamo pubblicato e che agli ultimi momenti finali, prima dell'avvio, diciamo, del contratto e la conclusione della procedura, diciamo, di selezione dei fornitori, abbiamo voluto avviare un percorso di adeguamento del procurement di Regione Toscana al contesto attuale, che è un contesto che da una parte ha tutto il mondo del PNRR, quindi deve dare risposte alle progettualità necessarie in ambito PNRR, in particolare appunto sulla componente 1.4, sul tema, diciamo, dei siti web e design, diciamo, siti web delle pubbliche amministrazioni, e anche con forte attenzione a tutte le tematiche introdotte dal PNRR, sia in termini di rendicontabilità, sia in termini anche di attenzione a tutte le nuove specifiche previste nei progetti PNRR stessi. Inoltre, il contesto in cui ci muoviamo oggi è quello della strategia nazionale cloud, per cui abbiamo pensato di inserire nell'ambito di questa gara un approccio di servizi in SaaS per le pubbliche amministrazioni toscane, incentrate appunto sul sistema cloud Toscana, che è il sistema gestito appunto da Regione Toscana per il territorio. E quindi, diciamo, questa procedura di gara darà modo a tutti gli enti toscani di poter sviluppare, migliorare e accrescere i propri portali web istituzionali con una forte attenzione anche ad aspetti quali l'usabilità, il co-design, l'accessibilità. E quindi abbiamo proprio voluto portare forte attenzione anche nella redazione del capitolato a queste tematiche, in modo appunto da dare una spinta anche a livello innovativo del territorio e dare anche un supporto fattivo a tutti gli enti toscani che vogliono migliorare i propri portali web in termini di accessibilità e di usabilità. Quali consigli darebbe a una pubblica amministrazione che per la prima volta deve redigere un capitolato di gara, prevedendo anche una progettazione del servizio centrata sugli utenti? Esattamente, il tema è proprio questo, quindi come abbiamo visto da tutte le ultime linee guida di design dei siti web della pubblica amministrazione che si sono succedute a partire dal team digitale fino alle ultime linee guida, diciamo, pubblicate da Agid l'anno scorso, questo tema è sempre più importante, lo vediamo un po' in tutti i servizi digitali della pubblica amministrazione e dobbiamo sempre più pensare a interfacce web condivise con gli utenti tramite appunto dei panel, dei focus group, dei momenti di condivisione della progettualità in modo da massimizzare la usabilità e la fruibilità dei siti web stessi. Per cui ad un ente semplicemente oggi consiglierei di usare ciò che già c'è, è già scritto, perché rispetto a tanti anni fa abbiamo la fortuna oggi di avere ormai tanti punti di riferimento ben codificati. Abbiamo dei kit per sviluppare percorsi di co-design, abbiamo delle linee guida molto semplici da analizzare, da leggere, da applicare. E ci sono chiaramente delle procedure di gara, sia di livello regionale che di livello nazionale, su Consip e via via, che permettono di implementare queste linee guida in modo più semplice per un ente, anche un ente di piccole dimensioni. Per cui semplicemente rispetto a tanti anni fa, oggi abbiamo la fortuna di poter avere questi elementi ben definiti e disponibili su web per tutte le pubbliche amministrazioni. Quindi semplicemente consiglierei di reperire documenti che sono già su web da parte di Agid, Dipartimento di Trasformazione Digitale e via via dei vari enti coinvolti.
Quali sono gli elementi fondamentali di un capitolato per far sì che il servizio risponda ai requisiti definiti nelle linee guida di design dei servizi digitali e contenga attività orientata all'utente? Secondo me, a mio avviso, diciamo, non pensare soltanto al tema dello sviluppo, della manutenzione correttiva, adeguativa, evolutiva del sito web o del popolamento dei contenuti, ma aggiungere tra le attività previste nella fornitura tutta una serie di elementi corollario, diciamo, alla fornitura stessa, che sono di fatto delle parti di servizio molto importanti, che quindi portino sia da una parte portino know-how nella fornitura stessa in termini di accessibilità e usabilità e ottimizzazione della user experience, dall'altra portino proprio delle professionalità in grado di aiutare l'ente a organizzare momenti di co-design, perché anche organizzare e gestire un momento di co-design è comunque una competenza che non è semplicemente ricavabile in ogni ente, soprattutto pensiamo agli enti di più piccole dimensioni, per cui suggerirei di inserire appunto nel capitolato delle parti che prevedano una fornitura di servizi di aiuto alla progettazione, ma anche attenzione, una forte attenzione al dopo, cioè una volta che io ho coinvolto il cittadino, ho sviluppato nello sviluppare, nel fare il coprogettazione di un sito web, ho realizzato il sito web, molta importanza è la parte dopo, quindi della restituzione di ciò che io ho condiviso con il cittadino, in modo da far capire qual è l'output del processo di condivisione, perché è molto molto rilevante dare un ritorno al cittadino nei tempi più rapidi possibile del prezioso aiuto che ci ha dato, e dandogli anche quindi un riscontro dell'outcome del lavoro che è stato fatto al cittadino stesso.